riaccendono i riflettori su Pescara Jazz. Al porto turistico arrivano artisti di fama internazionale. Dopo l'apertura con Cinzia Tedesco in modalità trio, questa sera sul palco saliranno Enrico Rava, Fred Hirsch Duo e Cristian Mascetta Trio. Festival organizzato e promosso dall'ente Manifestazioni Pescaresi sotto la direzione artistica del maestro Angelo Valori torna a splendere con il ritorno degli artisti internazionali. Ieri sera partenza con l'esordio sulle note di Verdi e Puccini di Cinzia Tedesco e la presentazione in anteprima al pubblico dell'ultimo lavoro artistico Man del clarinettista Nico Gori e modalità trio di cui fanno parte anche Massimo Moriconi, contrabbasso e basso elettrico, ed Ella De Bandini alla batteria. Cinzia Tedesco ha brillantemente vinto la difficile sfida di coniugare lirica e jazz, dalle arie della Traviata a Rigoletto fino alla Butterfly alla Bohème. L'artista pugliese ha esplorato un ambito nel quale nessuno al mondo aveva cantato in jazz queste arie e il pubblico ha apprezzato. Sul palco anche Stefano Sabatini al pianoforte e arrangiamenti, Luca Pirozzi al contrabbasso e Pietro Iodice alla batteria. Tra la prima e la seconda parte del concerto, il neopresidente dell'ente Manifestazioni Pescaresi Walter Meale ha portato il suo saluto al pubblico sottolineando l'importanza culturale e identitaria della rassegna per la città d'Annunziana. La manifestazione in programma fino al 30 luglio vedrà tra i protagonisti sul palco del Teatro d'Annunzio Vinicio Capossela e Gino Paoli.